stai? Va bene? Sì, sì, tutto bene, grazie. Ci divertiamo. Sì. Tanto buonasera. Dimmi tu, Marta, quando vogliamo cominciare. Possiamo cominciare, Michele? Bene. Allora, questa sera abbiamo con noi veramente un piacere particolare, sia da un punto di vista di solidarietà scientifica che di amicizia personale di tanti anni, la professoressa Lina Polzone. Lina Polzone è ora professore emerito alla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove ha insegnato per molti anni formando generazioni di allievi letteratura italiana e socio nazionale dell'Accademia dei Licei. Ma al di là di questo, che sono importanti riconoscimenti, e soprattutto una studiosa nota a livello internazionale, con molti libri tradotti in molte lingue, in inglese, e non ricordo bene, Lina, da ultimo in cinese o in giapponese? In giapponese, sì. Non so cosa mi hanno fatto dire, ma sono tutti in giapponese. Comunque è importante perché dimostra appunto la funzione, il rilievo della cultura italiana nel mondo. Ecco, e Lina, uno dei suoi meriti particolari è quello di aver sviluppato molti rapporti internazionali e che danno il senso dell'importanza della sua ricerca, ma soprattutto credo di poter dire al centro del suo lavoro c'è questo tema del rapporto tra parola e immagine. Ora è un tema corrente, diciamo, ma Lina è stata fra le primissime, se non la prima, appunto ad assumerlo come centro della ricerca che ha sviluppato, sia dal punto di vista delle interessanti teoriche che dando contributi concreti e specifici nell'analisi dei testi, riguardando interi periodi della letteratura italiana, in modo particolare con il riconoscimento, da punti di vista nuovi e originali, alla luce di questo intreccio che ha stabilito nel lavoro che fa. Non voglio dire altro se non ringraziarla, se non esprimergli la gratitudine e il piacere per averla qui con noi, e le do la parola. Prego, Lina, se la parola. Grazie Michele, è un piacere per me ritornare qui, ormai come Marta sa sono molti anni che vengo e in genere il rapporto con i giovani che stanno studiando e lavorando qui per me è sempre stato molto stimolante, molto importante. Quindi grazie per l'invito e il tema di oggi, come vedete, è Galileo lettore di poesia e l'esperienza artistica del suo tempo. Ecco, uno degli aspetti affascinanti dell'opera di Galileo è lo stretto intreccio che la caratterizza con le arti e con la poesia. E ricordo quello che scriveva Foscolo: Galileo dovette la coppia, la purità e la luminosa evidenza della sua prosa a uno studio costante della poesia. E mi veniva da accostare questo giudizio di Foscolo a quello che ha scritto Italo Calvino, che di Galileo dice: il più grande scrittore della letteratura italiana d'ogni secolo, Galileo, appena si mette a parlare della luna, innalza la sua prosa a un grado di precisione ed evidenza e insieme di rarefazione lirica prodigiose. Vedete i termini che piacciono a Calvino, no? Precisione, evidenza. E nello stesso tempo rarefazione lirica. È una bellissima sintetica descrizione, veramente, del fascino della scrittura di Galileo. E continua Calvino: e la lingua di Galileo fu uno dei modelli della lingua di Leopardi, gran poeta lunare. E ancora, non per niente Galileo ammirò e postillò quel poeta cosmico e lunare che fu Ariosto. Quindi vedete, un bel trio abbiamo, eh? Abbiamo Ariosto, Galileo e Leopardi. Sicuramente con la poesia Galileo ebbe un rapporto molto forte, molto importante. Intanto ha scritto poesie lui. E poi ha scritto, se non l'avete ancora letto ve lo consiglio, un delizioso capitolo contro il portare la toga, perché all'Università di Pisa c'era il Granduca che aveva messo l'obbligo ai professori di portare questa ingombrante toga anche
nella vita normale, insomma, anche per le strade di Pisa. E insomma a Galileo questo non andava bene, quindi scrive questo delizioso capitolo, molto influenzato da Berni, che poi era uno dei suoi autori, dove appunto, anche con accenti molto libertini, molto anticlericali, dice che altro che portare la toga, bisognerebbe andare tutti nudi, così come si faceva appunto nella prima età del mondo. Quindi, insomma, questo è solo un ricordo, ma per dire che Galileo è anche un poeta, diciamo, scrive anche poesie. E poi è, diciamo pure un grande critico, o almeno un grande lettore di poesie. Ad esempio, basta ricordare le sue lezioni su Dante, le sue postille a Petrarca, all'Ariosto, e in particolare le considerazioni al Tasso, su quali in particolare oggi penso di fermarmi. Questo testo, le considerazioni al Tasso, ha avuto molta fortuna critica. C'è un bellissimo e vecchio saggio di Panofsky, da cui poi diciamo tutti hanno ripreso. Quello che vorrei fare io è, rispetto a questa ricca produzione critica, adottare un punto di vista molto particolare, cioè vedere quali sono le immagini che, scrivendo, no? Galileo usa per parlare di Ariosto e Tasso, e anche di vedere che rapporto queste immagini che lui usa scrivendo hanno appunto con l'esperienza artistica contemporanea. Non sappiamo esattamente quando le considerazioni al Tasso sono state scritte. In genere si pensa che siano state scritte in età giovanili, fra il 1587 e il 92, però non è una datazione sicura, una datazione molto discussa. Cosa sono? Diciamo, sono state pubblicate per la prima volta solo nel 700, quindi vedete parecchio tempo dopo, e sono su dei fogli che Galileo ha messo in un'edizione della Gerusalemme, quindi proprio note di lettura, no? Quindi c'è questa edizione interfogliata della Gerusalemme. Cosa fa Galileo in questo testo, che è veramente un testo anche molto umorale, no? Molto aggressivo? Praticamente rimprovera a Tasso di essersi permesso di scrivere la Gerusalemme liberata dopo che Ariosto aveva prodotto questo straordinario poema. E fra l'altro Ariosto era un testo che lui amava moltissimo, un testo che addirittura sapeva a memoria. C'è una testimonianza nella vita di Galileo di Vincenzo Viviani, dove dice appunto che aveva una squisita memoria e gustando in estremo la poesia ricordava a memoria appunto gran parte di Virgilio, Ovidio, Orazio, Seneca, buon per lui, e anche appunto Berni, Petrarca e soprattutto appunto Ariosto, no? Che aveva paragonato appunto a Tasso. Ora, come vi dicevo, questo testo è un testo molto polemico, no? Pieno di umori proprio, un testo veramente molto, molto personale. E vorrei iniziare per il mio discorso da un brano molto famoso che ora vi leggerò. Mi è sempre parso e pare che questo poeta, cioè Tasso, sia nelle sue invenzioni, oltre tutti i termini, gretto, povero e miserabile, e all'opposito l'Ariosto, magnifico, ricco e mirabile. E quando mi volgo a considerare i cavalieri con le loro azioni e avvenimenti, come anche tutte le altre favolette di questo poema, parmi giusto di entrare in uno studietto di qualche ometto curioso che si sia dilettato di adornarlo di cose che abbiano o per antichità o per rarità o per altro del pellegrino, ma che però siano in effetti coselline, avendovi, come sarei a dire, un granchio pietrificato, un camaleonte secco, una mosca e un ragno in gelatina in un pezzo d'ambra, alcuni di quei fantoccini di terra che dicono trovarsi nei sepolcri antichi d'Egitto. E così, in materia di pittura, qualche schizzetto di Baccio Bandinelli o del Parmigiano e simili altre cose. Ma all'incontro, quando entro nel furioso, vedo aprirsi una guardaroba, una tribuna, una galleria regia, ornata di 100 statue antiche dai più celebri scultori, con infinite storie intere e le migliori di pittori illustri, con un numero grande di vasi, di cristalli, d'agate, di lapislazzuli ed altre gioie. E finalmente
ripiena di cose rare, preziose, meravigliose e di tutta eccellenza. Scusate, un brano un po' lungo, ma è il nostro punto di partenza, quindi ve l'ho letto. Come vedete è un brano veramente molto forte, molto polemico e anche costruito con grande sapienza retorica. Ad esempio, guardate il ritmo ternario, no, degli aggettivi con cui il brano si apre. Tasso, gretto, povero, miserabile. Ariosto, magnifico, ricco e mirabile, anche con un gioco di rime interno. Ora, che cosa fa qui Galileo, oltre appunto a trattare male Tasso e benissimo Ariosto? Qui, e questo è proprio il punto di partenza, diciamo, del mio discorso, partendo dai due poemi, no, li confronta con due forme diverse di collezionismo, cioè con due diverse forme che riflettono un cambiamento che proprio a fine Cinquecento, in quella che saranno poi i musei moderni, no, nelle varie forme di collezione, quindi un cambiamento che si andava verificando in Italia e in Europa. Cioè, da un lato Ariosto, no? Ariosto viene paragonato appunto alla collezione di opere d'arte e di antichità. D'altro lato abbiamo le nuove forme di collezionismo che mettevano insieme le opere d'arte con strumenti scientifici e anche con gli oggetti più disparati. È una forma di collezionismo questo, fra l'altro, che coinvolge non soltanto i principi, i granduchi, ma anche, come dire, i singoli soggetti, no? Gli individui, quindi questo ometto curioso, no? Di cui parla Galileo. Quindi diciamo abbiamo da un lato la collezione, come dire, specializzata, la collezione di opere d'arte, la collezione di antichità, e poi invece abbiamo questo collezionismo enciclopedico, no? La Wunderkammer, quella che mette insieme le meraviglie, diciamo, e che mescola quindi elementi naturali con... che mescola elementi naturali con appunto reperti di vario tipo, quindi che mescola naturalia, mirabilia, artificialia e così via. Benissimo. Ecco, fra l'altro questo cambiamento, diciamo, nelle forme del collezionismo è un tema che è stato molto studiato, a cominciare direi dal classico studio di Schlosser, fino a studi molto belli di cui si parlava con Marta, come quelli di Christoph Pomian, ad esempio, che di recente ha scritto, è stato tradotto anche in italiano, Il museo, una storia mondiale dal tesoro al museo. Appunto, quindi è una vicenda, voglio farvi capire, diciamo, che queste righe di Galileo si collocano sullo sfondo, no, di un cambiamento molto importante che stava avvenendo appunto nel collezionismo. Ecco, per darvi qualche idea, qui vediamo un esempio appunto, vedete, gabinetto di curiosità, no? Vedete che c'è di tutto un po', insomma, questo è un esempio che sta a Vienna, un esempio tedesco dell'inizio del Seicento. Oppure, visto che siamo a Napoli, non potevo non richiamare quello di Ferrante Imperato, appunto il Museo della Storia Naturale, pubblicato a Napoli nel 1599. Vedete il coccodrillone, no? Appeso in alto? C'è di tutto un po', insomma, no? C'è una collezione che cerca di mettere insieme i vari aspetti della realtà. E c'è un tentativo in questo modo utopico, diciamo, di controllare il mondo, no? Quasi di... sono a volte in queste collezioni anche elementi di tipo alchimistico, di tipo magico, perché c'è l'idea che attraverso, diciamo, questi diversi oggetti, in un certo senso chi guarda o chi possiede la collezione può ripercorrere i legami che uniscono fra di loro, appunto, le cose che uniscono fra di loro i diversi aspetti della realtà. Ecco, quindi, diciamo, spero che vi siate almeno fatti un'idea, ma probabilmente l'avevate già in mente, a che cosa pensa Galileo, no? Quando contrappone la Galleria Regia dell'Orlando Furioso allo studietto, no, di questo ometto curioso. Ma vediamo qualche altro elemento, no, di questo discorso di Galileo. Quindi da un lato appunto abbiamo l'Orlando Furioso, una splendida galleria, ordinata, solare,
dove l'eccellenza delle opere d'arte si accompagna alla preziosità e rarità degli oggetti. No? Vi ricordate di grandi pittori illustri, pietre preziose e così via. D'altro lato, invece, appunto, abbiamo questa Wunderkammer, questo studietto, che è un luogo disordinato, pretenzioso, un luogo oscuro, un luogo chiuso in se stesso, che Galileo, che appunto è quel grande scrittore che sappiamo, bolla con in modo molto, molto violento, no? Ad esempio, avete notato i vezzeggiativi spregiativi, no? I vezzeggiativi, i diminutivi, studietto, ometto, anche qua in rima, coselline, fantoccini, schizzetto, cosette. Un altro aspetto interessante è che in questo studietto, che corrisponderebbe appunto alla Gerusalemme, non c'è vita, non penetra la vita. Vi ricordate? Avendovi, come saria a dire, un granchio pietrificato, un camaleonte secco, una mosca e un ragno in gelatina in un pezzo d'ambra. Quindi appunto lo studietto dell'uomo curioso non si apre alla vita, no? Tende a fissarla nei suoi frammenti, a disseccarla quasi, a disseccarla come qualcosa di morto. Poi, fra questi oggetti, diciamo, Galileo cita alcuni di quei fantoccini di terra che dicono trovarsi nei sepolcri antichi di Egitto. Qui, diciamo, il riferimento è al culto che si diffonde in tutta Europa per la cultura egizia, no? Vi ricordate che nel 1500 vengono pubblicati i geroglifici di Orapollo, che sarebbe stato un mitico antico sapiente egizio, che poi vengono, come dire, tradotti, commentati, ampliati per secoli in Europa. Ad esempio, molto importante, è appunto, vediamo qua il frontespizio, i geroglifici di Pierio Valeriano. No? Quindi, diciamo, Galileo, quando parla di questi fantoccini egiziani, ha in mente questa passione per l'Egitto, no? Questa egittomania. E è molto interessante anche, perché lui appunto, come diceva Calvino, è molto preciso, è molto preciso. È molto interessante anche che dicono trovarsi nei sepolcri antichi di Egitto, che dicono trovarsi, perché una delle cose interessanti è appunto che il culto dell'Egitto, così come era successo e stava succedendo per il culto dei reperti classici, produce anche dei falsi. C'è una storia divertente nella vita di Cellini dove racconta che lui aveva fabbricato una falsa scultura antica e poi se la ritrova sul mercato, no, come vero oggetto. Quindi che dicono trovarsi? No? Quello che lui mette in discussione è anche la verità, diciamo, di questi antichi oggetti egizi. E poi, sempre come esempi negativi, cita in materia di pittura qualche schizzetto di Baccio Bandinelli del Parmigiano e simili altre cosette. Beh, Baccio Bandinelli, vi ricordate, era l'autore, ad esempio, di Ercole e Caco, no? Che vediamo tutt'oggi in Piazza della Signoria. Questo era uno scultore manierista, influenzato da Michelangelo e poi molto invidioso, no? del grande Michelangelo. E vi ricordo sempre appunto a proposito di Cellini, come Cellini, che lo odiava, parla di questa scultura dicendo un saccaccio di poponi appoggiato ad un muro. Quindi, diciamo, Galileo non era l'unico, ecco, a disprezzare Baccio Bandinelli. Però Galileo parla non della scultura ma di schizzetti, no? Allora vi faccio vedere due schizzetti di Baccio Bandinelli, così vedete che cosa aveva in mente lui, no? Quando con disprezzo appunto parla di questi schizzetti. E poi il parmigianino. Cioè, in sostanza qui Galileo se la prende con la pittura manierista, no? Vi ricordate il parmigianino? Questa secondo me è bellissima, Madonna dal collo lungo, così giusto per evocare quest'opera. E poi quest'altro famosissimo autoritratto entro uno specchio convesso. E questo ve lo faccio vedere perché, come vedremo poi, uno dei problemi che Galileo affronta
sarà proprio la prospettiva, no? Il problema della prospettiva. E qui questo famoso autoritratto è appunto un autoritratto entro uno specchio convesso. Cioè Parmigianino, diciamo, è uno di quegli artisti che appunto sperimentano artificiosamente prospettive diverse, no? Rispetto alla prospettiva tradizionale, geometrica, centrale appunto della tradizione rinascimentale. Ecco, quindi diciamo brevemente, abbiamo visto cos'è la Gerusalemme liberata. La Gerusalemme liberata è lo studietto di questo momento curioso, disordinato, privo di vita, pretenzioso, no? Perché questo è, diciamo, di uno che non sa veramente capire il valore, no? delle cose che ha. E poi, diciamo, per aiutarci a vedere negativamente questo studietto, Galileo appunto fa dei riferimenti precisi, appunto Parmigianino, Baccio Bandinelli e così via. Invece naturalmente Ariosto, come dire, personifica un altro modello di collezione. E qual è quest'altro modello? Beh, all'incontro, quando entro nel Furioso, vengo a aprirsi una guardaroba, eccetera. Beh, quest'altro modello molto probabilmente sono gli Uffizi, naturalmente, sono gli Uffizi. E Paola Barocchi, che come sapete è stata una grandissima studiosa, no? Di Firenze, del Vasari, tutta la tradizione della storia artistica antica, cita giustamente questo passo di Francesco Bocchi, il quale nelle bellezze della città di Fiorenza descrive così gli Uffizi, galleria così magnifica e così regia, che è piena di statue, di pitture nobilissime, di preziosissimi arnesi, delle più sovrane bellezze, è oggi di vero al mondo notabil maraviglia. Si trovano in questa i più squisiti artifici, i più illustri ornamenti, i più ingegnosi ordigni che da umana industria si possono fare, no? Quindi evidentemente, come dire, c'era anche un lessico, no? per esaltare gli Uffizi che Galileo ha presente. Quindi lo studietto dell'uomo curioso, una galleria regia per la quale probabilmente Galileo pensa agli Uffizi, quindi anche, come dire, ai Medici evidentemente. Che cosa mi ha colpito, diciamo, al di là di questi riferimenti appunto all'esperienza artistica contemporanea? Mi ha colpito, diciamo, proprio come dicevo prima, le categorie retoriche, no? che Galileo usa. Cioè, qui Galileo fa il critico, no? Legge dei poemi. E cosa fa? Proietta questi poemi in una dimensione spaziale. No? Quando entro nel Furioso, vedo. È come se il testo fosse un edificio in cui si entra. In cui si entra. Allora, se voi pensate, l'idea, diciamo, che leggere un testo è seguire un percorso, e così scrivere un testo è come fare un viaggio, è un'idea molto antica. Beh, Dante fa un viaggio, appunto. Nell'Orlando Furioso, alla fine, vi ricordate, Ariosto dice: finalmente arrivo al porto e lì sul porto mi attendono, no? Le donne e i cavalieri, appunto. E così si potrebbero fare molti esempi. C'è proprio uno di quei topoi che Curtius ha studiato. Cioè, questa idea, diciamo, che se io scrivo, attenzione, la scrittura è la tecnologia che proietta la parola nello spazio, no? Che la rende visibile. Se io scrivo, ecco che allora questo può essere visto appunto come un viaggio che io faccio. Se io leggo, ripercorro, no? Quel viaggio. Quindi questo, diciamo, è un topos, è una categoria retorica. Però cosa fa Galileo? Usa questa categoria, ma la gestisce in un modo creativo, no? La gestisce appunto con i paragoni che abbiamo visto. E quindi i due poemi, L'Orlando Furioso e Gerusalemme Liberata, sono appunto come due diversi tipi di edifici in cui si entra, si fa un percorso e si vedono delle immagini, no? Si vedono delle immagini. Quindi la lettura è come vedere delle immagini.
perché la lettura proietta delle immagini, no, nella nostra mente. Quindi c'è questo gioco naturalmente tra immagini mentali e immagini degli artisti, diciamo immagini visibili. Ci sono altri passi delle considerazioni al Tasso, ora ve li ricorderò rapidamente, in cui agisce questo modello dell'edificio, no? Dell'edificio, delle stanze dell'edificio. Ad esempio, a proposito dell'ottava 14, il secondo canto, dove, vi ricordate, il secondo canto alla Gerusalemme c'è, cioè quel bellissimo episodio di Sofronia e Olindo, che però a Galileo non piace, tanto per cambiare. E allora, appunto, dice, a proposito di questa ottava, fa un'analogia fra i luoghi del testo, del poema, e i luoghi di una casa, come una specie di ripostiglio. Cito, è robaccia da riempire canton vuoti, insipida, disgraziata e al solito pedantesca. Cioè, questo vi dà un'idea proprio dello stile, no, di questo testo. Però vedete che tornano certe categorie. Cioè qui abbiamo la collezione, qui è come il ripostiglio, no, dove si butta quello che non serve. E poi c'è un altro paragone piuttosto divertente, anche qui rielabora un vecchio topos. Un altro dei topoi usati, diciamo, per leggere è il cibo, no? È come cibarsi quando si legge un testo. Ecco. E Galileo se la prende col fatto che Tasso, secondo lui, usa troppo l'aggettivo grande, cioè è ripetitivo, e quindi, come dire, l'uso e l'abuso, no, di questo aggettivo non va bene. Ecco, e allora dice, è pedantesco, ampolloso a proposito di un'ottava, solo avvertisco che si comincia a mettere mano alla scatola del grande per condire, come si vedrà nel progresso, molte altre minestre di gran capi, gran tauri, gran corpi. Vedete, è impietoso, eh? È come se il Tasso fosse in cucina, no? E prendesse dai vari barattoli gli ingredienti che gli servono. Quindi vedete questo gioco, diciamo, tra un poema che dovrebbe essere un poema epico, quindi appartenente al sermo sublimis, e poi invece la cucina, no? Come dire, luogo e anche lessico da sermo humilis. E poi c'è un altro esempio, secondo me, molto interessante, sempre di questo gioco fra testo e edificio, no? Fra immagini del testo e immagini dell'edificio. E dice, vediamo, forse ho qua anche il testo, ah, ecco, questo libro, quindi la Gerusalemme, è una fabbrica fatta di diversi rottami, raccolti da mille rovine da altri edifici, tra le quali si trovano talvolta qualche bel pezzo di cornice, un capitello o altro fragmento, che essendo situato a suo luogo faria bell'effetto, ma messo come qui, fuor d'ordine e spropositatamente, rompe gli ordini dell'architettura ed insomma rende l'edificio sregolato e incomposto. Anche qui c'è il ricordo di una pratica architettonica, perché voi sapete, girando per le nostre città, che spesso, no, gli architetti riusavano pezzi dei vecchi edifici, no? Come lui dice, capitelli e così via. Quindi, diciamo, nell'architettura contemporanea, ma anche precedente, c'è questo riuso dell'antico, no? Riuso di frammenti dell'antico, che fra l'altro già nel dibattito sull'imitazione letteraria del primo Cinquecento viene paragonato proprio a chi, scrivendo, non segue il modello ciceroniano, ma appunto utilizza, no, pezzi di vari autori antichi. Ecco, quindi anche qui per dire come Tasso scrive, Galileo, scusate, usa appunto il ricordo di una prassi artistica contemporanea, no? Che era la pratica del riuso, solo naturalmente per criticare l'effetto che tutto questo ha nella Gerusalemme. Ecco, ho sottolineato questa dimensione spaziale, no? Questa idea per cui tu entri nel poema e vedi delle cose, così come entri appunto in un edificio, no? E vedi delle immagini, perché secondo me proprio questa categoria mentale, diciamo, è alla base
di quel famoso passo in cui un episodio da Gerusalemme viene paragonato a una pittura anamorfica. Ma vediamo appunto di cosa si tratta. Galileo appunto parla dell'episodio del canto quattordicesimo in cui, come ricorderete, ci sono due cavalieri cristiani, Carlo e Ubaldo, che devono andare a recuperare Rinaldo, il quale invece di combattere per la sua missione cristiana e da guerriero, se ne sta tra le braccia di Armida, no? Nell'isola appunto di Armida. E se non viene riportato sul campo, niente, la guerra diciamo andrà male per i cristiani. Quindi Carlo e Ubaldo devono andare a recuperare Rinaldo e hanno bisogno naturalmente di un aiuto magico, perché contro la magia diabolica ci vuole una magia cristiana, e vanno a trovare appunto questa magia dal mago di Ascalona, il mago di Ascalona. Allora, cosa dice Galileo? Questo mago di Ascalona, non so se vi ricordate, è un'invenzione molto bella, sta nella profondità della terra, fa vedere a Carlo Ubaldo dove nascono i fiumi, insomma, un'invenzione molto bella. A Galileo non piace e dice, ma Tasso, ma dove mandi questi poveri uomini da Erode a Pilato? No, ma perché gli fai fare questa deviazione? Cioè, ha ragione a dire, no, che rispetto alla narrazione è una deviazione. Dice, perché in realtà tu gli fai fare questa deviazione dalla storia, dalla narrazione, perché? Perché vuoi costruire un'allegoria. Cioè, il mago di Ascalona, questo viaggio nella profondità della terra, sarebbe l'allegoria appunto delle scienze, no? L'allegoria delle scienze. Ma perché non funziona? Primo, perché appunto è una deviazione inutile, no? Dalla narrazione. Secondo, e qui veniamo al testo che più ci interessa, gli è, dice sempre a Tasso, che avete fatto questa lunghera, cioè questa lungaggine, per servire la vostra allegoria, che avete voluto figurare l'una e l'altra filosofia e questa enciclopedia delle scienze. Ma, signor Tasso, vorrei pur che voi sapessi che le favole e le finzioni poetiche devono servire in maniera al senso allegorico che in esse non apparisca una minima ombra d'obbligo, altrimenti si darà nello stentato, nello sforzato, nello stiracchiato, nello spropositato e farassi, ecco qui il punto, farassi una di quelle pitture le quali, perché riguardati in scorso da un luogo determinato, mostri in una figura umana, sono con tal regola di prospettiva delineate che vedute in faccia, e come naturalmente comunemente si guardano le altre pitture, altro non rappresentano che una confusa ed ordinata mescolanza di linee e di colori, dalla quale anche si potrebbero malamente raccapezzare immagini di fiumi o sentieri tortuosi, ignude spiagge, nugoli o stranissime chimere. Ma quanto di queste sorte di pitture, che principalmente sono fatte per essere rimirate di scorcio, è sconcia cosa rimirarle in faccia, non rappresentando altro che un mescuglio di stinchi di gru, di rostri, di cicogne e di altre sregolate figure. Tanto nella poetica finzione è più degno di biasimo che la favola corrente, scoperta e prima direttamente veduta, sia per accomodarsi all'allegoria, obliquamente vista e sottointesa, stravagantemente ingombrata di chimere e fantastiche e superbe immaginazioni. Qui Galileo si diverte evidentemente a rappresentare tutto questo. Ecco, ma vediamo che cosa vuol dire. Allora, anche qui Galileo mette a confronto due diverse prospettive usate, no, dai pittori. Cioè, anche qui, diciamo, c'è una dimensione visiva del testo poetico. Cioè, va bene l'allegoria, dice Galileo. Ok, tu volevi, dice a Tasso, volevi rappresentare l'allegoria delle scienze. Però l'allegoria si deve vedere senza sforzo, dietro il testo, no? come nella prospettiva, diciamo, rinascimentale. Invece, tu qui
come dire, fai vedere l'allegoria ma in un modo difficile, artificioso, simile, no? Simile a quanto capita nella pittura anamorfica. Ecco, vi ricordate le pitture anamorfiche? Qui vi faccio vedere l'esempio più famoso, anche più bello, diciamo. Holbein, gli ambasciatori, vedete questi ambasciatori eleganti, molto colti, vedete, alle loro molto ben vestiti, appunto vestiti da ambasciatori, e poi sullo sfondo, no, tutti questi strumenti musicali, scientifici, quindi diciamo sono rappresentati come personaggi importanti, potenti e colti, no, che sembrano dominare il mondo con la loro conoscenza. Ma vedete appunto in basso quella strana immagine che, come direbbe Galileo, se vista di fronte, cioè se vista secondo la prospettiva tradizionale, sembra fatta di fantastiche chimere. Solo mettendoci di lato possiamo capire che si trattano di un teschio. Quindi diciamo c'è una dimensione allegorica dentro il quadro che però va scoperta non mettendoci nella prospettiva frontale, ma mettendoci appunto di lato. Allora, che cosa fa qui Galileo? Sempre per vedere, diciamo, che strumenti usa. Qui Galileo, diciamo, rappresenta il rapporto fra scrittura e lettura in termini visivi, no? Cioè, leggere un testo, soprattutto leggere un testo che ha un significato allegorico, quindi che ha un altro significato, no? Dietro, diciamo, la superficie del significato letterale, fare questo significa come guardare, no? Quindi leggere, diciamo, viene ritradotto in senso, in termini visivi. E la funzione del lettore dipende da dove si mette, no? Entra in gioco il lettore, diciamo, perché appunto è come chi, davanti a una pittura di questo genere, sceglie di mettersi di lato o di fronte. Se si mette di fronte non vede niente, vede solo tutte quelle chimere a descrivere le quali appunto Galileo si diverte. Ecco, quindi cosa fa Tasso secondo Galileo? Tasso, diciamo, ha il torto di imporre a chi legge uno sguardo obliquo, come se avesse fatto una pittura anamorfica. Quindi diciamo, lui dice, ma ci racconti questa storia del mago di Ascalona che appunto fa vedere come si scende nella profondità della terra, da dove nascono i fiumi. Ma cosa c'entra quella narrazione? Cioè tu ci vuoi suggerire che dietro questa narrazione c'è un altro significato, ma per capire questo ci obblighi ad assumere un atteggiamento che non è naturale, che non è geometrico, no? Ci diciamo obblighi a guardare il tuo testo di lato, no? Di lato, come appunto si fa per la pittura anamorfica. Ecco, quindi diciamo abbiamo visto due esempi proprio, no? Di questo che mi sembra molto interessante. Cioè le categorie proprio che Galileo lettore di poesia usa, no? Che sono, come vedete, fortemente influenzate dalle esperienze artistiche contemporanee. Abbiamo visto il paragone, no, con le forme di collezione e qui con le diverse prospettive, quindi diciamo che vengono usate dalla pittura e che, cosa che mi sembra molto interessante, vengono applicate appunto a chi legge un testo. Quindi diciamo è un problema anche ermeneutico, perché mette in gioco appunto la funzione del lettore, no? Che qui è simile alla funzione di chi guarda un quadro e nel caso della pittura anamorfica è costretto, no, a guardarlo di lato. Come ultimo punto, diciamo, di questo mio intervento, volevo parlare un po' del Tasso. Cioè, abbiamo visto finora come Galileo tratta Tasso, no? Come lo tratta appunto malissimo. Va bene. E Tasso, poverino, cioè, qual è l'atteggiamento di Tasso? Ecco, un punto che mi sembra interessante e che naturalmente Galileo, insomma, non poteva conoscere, è che in realtà Tasso ha un rapporto molto complesso con l'allegoria. Cioè non è così tranquilla la situazione
di Tasso nei confronti dell'allegoria, e lo vediamo molto bene nelle lettere poetiche. È vero che appunto sono molto interessanti. Perché? Perché ci fanno vedere un laboratorio di estremo interesse da tanti punti di vista. Cioè, tra il 75 e il 76, Tasso discute con diversi amici e censori appunto la scrittura di Gerusalemme. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo Tasso che scrive, Tasso che legge se stesso che scrive, e che legge se stesso anche attraverso gli occhi, no? degli amici, ma anche dei censori a cui manda la sua opera. Quindi vedete, è una situazione molto complessa, una situazione in cui il potere è molto forte, perché addirittura lui potrebbe essere impedito, diciamo, no, di scrivere, di continuare a scrivere. Sta facendo un'opera che magari gli impediranno di pubblicare. Quindi è in questo rapporto, diciamo, molto complesso fra il Tasso che scrive, il Tasso che legge se stesso che scrive, il Tasso che fa leggere, no, quello che scrive e che è pronto anche a correggere il suo poema pur di salvarlo, è in questo quadro molto complesso che appunto troviamo la questione dell'allegoria. La questione dell'allegoria, così come possiamo vederla, diciamo, nelle lettere poetiche, è di grandissimo interesse perché via via evolve, no? Evolve. Nel senso che troviamo posizioni molto diverse nella cronologia. All'inizio Tasso cosa dice? Beh, basta quello che ho detto a fare che l'uomo immagini il resto. Cioè, Tasso cosa dice? Beh, io intanto scrivo, sì, ci può essere anche un significato allegorico, e questo tocca al lettore, no? Trovarlo, costruirlo. Quindi una specie di invito, no, al lettore a collaborare, a creare l'allegoria. Poi a un certo punto c'è un altro passo molto interessante in cui sostanzialmente lui dice: ok, io metto l'allegoria per difendere il mio poema, no? Per difendere gli amori e gli incanti. Questo è molto bello. Cioè, vi leggo questo brano, fra l'altro, ecco. Stanco di poetare, mi sono rivolto a filosofare e ho disteso minutissimamente l'allegoria, non di una parte, ma di tutto il poema. Ok, mi sono messo a scrivere l'allegoria del mio poema, di maniera che in tutto il poema non c'è azione né persona principale che, secondo questo nuovo trovato, non contenga meravigliosi misteri. Riderete leggendo questo nuovo capriccio, non peraltro, a dirvi il vero, l'ho fatto, se non per dare pasto al mondo. Farò il collo torto e mostrerò che non ho avuto altro fine che di servire al politico, e con questo scudo cercherò di assicurare ben bene gli amori e gli incanti. Cioè, chiarissimo, no? Cioè, va bene, visto che sono in questa situazione, allora io vi scrivo l'allegoria. Vi scrivo l'allegoria. Sia chiaro che lo faccio come scudo, no? Per difendere quello che veramente mi sta a cuore, cioè gli amori e gli incanti. Quindi, primo, tocca al lettore eventualmente trovare l'allegoria. Secondo, va bene, mi tocca scriverla, la metto per difendere gli amori e gli incanti. Terzo momento, ma guardando però per bene il mio testo, ho visto che l'allegoria c'è. Bellissimo questo. È come se il testo, no, guardasse chi l'ha scritto. Vi leggo. Non so se l'ho messo. No, va bene. Ma certo, o l'affezione mi inganna, tutte le parti dell'allegoria sono in guisa legate fra loro e in maniera corrispondono al senso letterale del poema ed anche ai miei principi poetici, che nulla più. Ond'io dubito talora che non sia vero che quando cominciai il mio poema avessi questo pensiero. Incredibile. Cioè, preso nell'ingranaggio della censura, preso dal bisogno, no, di difendere il suo poema, dice: ma forse però in realtà l'allegoria c'è. E forse fin dall'inizio, no, io avevo in mente l'allegoria. Non so se vi ricordate, ma c'è un passo molto bello di Montaigne in cui a un certo punto dice: ma quello che uno scrive finisce col dire anche di più al suo autore, no? Di quanto l'autore avesse in mente. È come se
i miei testi mi guardassero con uno sguardo obliquo. Bellissimo, anche qui c'è un po' il modello dell'anamorfosi, no? Cioè il testo assume una sua identità, no? Una sua vita che ti guarda a tua volta. E quindi diciamo, vabbè, questi sono solo alcuni esempi, ma per dire appunto come è complessa la questione dell'allegoria in Tasso, che naturalmente cosa che naturalmente Galileo non poteva tenere di conto. Ecco, quindi quello che Tasso non, certamente non aveva era appunto la libertà, no, nei confronti dell'allegoria. In un certo senso Tasso quindi è costruttore delle rappresentazioni anamorfiche, no, sul suo testo. Cioè a lui a sua volta viene preso, no, da questa idea che si può guardare quello che ha scritto in un'altra ottica, in un'ottica allegorica. E alla fine, l'ultimo punto, diciamo, di questo percorso è naturalmente la Gerusalemme liberata, Gerusalemme conquistata, scusate. E quello che lui scrive, appunto, è il giudizio sopra la Gerusalemme conquistata. Qui la costruzione dell'allegoria è voluta fin dall'inizio, consapevole, e in particolare riguarda quelle immagini che sono nuove rispetto alla Gerusalemme liberata, ad esempio l'immagine del trono, del carro divino, oppure la dimora di Filaliteo, cioè il mago cristiano che, no, che corrisponde al mago di Ascalone e così via. Quindi a questo punto, come dire, cosa fa Tasso? Costruisce molto consapevolmente un testo che ha un significato allegorico, in particolare si ferma appunto su alcune figure, alcune immagini, il trono, il carro divino, che hanno, come lui mostra, alle spalle una tradizione sia neoplatonica che biblica, naturalmente. Quindi, come dire, l'esegesi allegorica viene in parte a corrispondere con l'esegesi iconologica, cioè perché spiega appunto il significato delle varie immagini. E qui cosa dice? Leggiamo il brano. Ora non sia grave al lettore di intendere le nuove allegorie che dalle sacre lettere e dalle carte socratiche nel mio poema ho trasportate, per avventura in quella guisa che le pitture e le immagini sogliono trasportarsi di luogo in luogo e collocarsi avanti gli occhi ai riguardanti. Beh, sarebbe piaciuto a Galileo questo se l'avesse, perché trova esattamente la stessa modalità. Cioè le immagini, no, che sono nel poema sono cariche di significato allegorico e sono come appunto le pitture, le statue e così via, che via via vengono portate in un luogo diverso e portate in un luogo diverso assumono un nuovo significato appunto davanti agli occhi dei riguardanti, di chi guarda. Di nuovo, no, torna questo gioco, diciamo, tra il leggere e il guardare. Quindi, per concludere, possiamo dire che, se vogliamo riprendere una delle suggestioni di Galileo, il giudizio sopra la Gerusalemme costruisce in un certo senso la macchina ottica che, applicata alle immagini del testo, ricostruisce davanti agli occhi dello spettatore e lettore il gioco complesso del loro spessore di significati, la profondità della tradizione in cui si collocano, no? Cioè appunto le allegorie che dalle sacre lettere e dalle carte socratiche del mio poema ha trasportato. Cioè non solo qui Tasso crea delle immagini allegoriche, ma ci dà gli strumenti per riconoscere il patrimonio di memoria, no, che sta dentro quelle creazioni, che sta dentro quelle immagini. Quindi, per concludere davvero, le pagine di Galileo non solo, come abbiamo visto, guardano ai poemi di Ariosto e Tasso attraverso l'occhio del collezionismo contemporaneo, attraverso l'occhio della pittura manierista e anche delle sperimentazioni artificiose della pittura anamorfica, ma forse ancora oggi si sollecitano a ripensare appunto al rapporto tra parola e immagine, fra leggere e guardare, fra muoversi nelle pagine di un libro e invece muoversi nello spazio fisico degli edifici. E anche, io credo, ci sollecitano a ripensare al nostro ruolo di lettori o di lettrici. Grazie.
Non ti sento. Bisogna creare l'audio come sempre. Ecco. No, ringraziamo Antonina per questa conversazione che però sembrata, ma credo a tutti, molto interessante, molto originale e anche molto piacevole a sentirsi, no? Nel straordinario giudizio di Galileo su Tasso, incredibile quello che riesce a dire. Però Lina è riuscita a farcene capire il senso e a contestualizzarlo in una maniera magnifica. La ringrazio molto per questo e apriamo la discussione. Grazie Michele, grazie molto. No, grazie a te tantissimo. Apriamo gli interventi. Vieni, Emma, vieni. Emma Giammattei. Vieni. Qui no, ci abbiamo anche la videoregistrazione. Radio Radicale. Beh, grazie Lina. Grazie Lina, che ogni anno aggiungi una tessera a questo discorso che in un particolare itinerario sempre nuovo, però focalizza il tema, almeno quello di oggi, non solo testo-immagine, ma anche scrittore-lettore. E certo, Galileo è ingiusto ma rivelatore. Che cosa rimprovera Tasso di non essere Ariosto, di dinanzi ad un modello aureo di essere maniera, e la trova anche molto presto, molto presto. Mi sono meravigliato, no, non mi sono meravigliato, dico, fra tanti esempi che avrebbe potuto fare ce n'era uno che era uno che folle, dice il Vasari, per le prospettive sempre le fece peggio. Paolo Uccelli. Cioè, il manierismo nasce nel cuore del Rinascimento, in quel caso con Paolo Uccello. Detto questo, la maniera, quello che è che sembra naturale in Ariosto, tu ci hai spiegato, organismo vivente, direbbe Croce con De Sanctis, invece è costruito, che lo senti, lo vedi, che è costruzione. E questo è l'altro punto. Mi viene in mente, lo dico perché ci sono i giovani, c'è un vecchio libro di Lotman, il testo come spazio artistico, e lui pensa proprio all'opera d'arte come stanza. Parla dell'Ottocento, però quindi alla Wunderkammer, magari della piccola borghesia, per dire, con rilievi che sono sempre rivelatori del proprio tempo. In fondo questo Tasso non ha mai avuto fortuna. Dico bene, la ricezione del Tasso. Tasso è un grande, per noi come Ariosto, è un moderno, diciamo, non è un classico ma è un moderno. L'altro punto che hai messo in rilievo, e sicuramente ci saranno interventi, ci sarà tanto, tanto da dire. Allora, uno abbiamo detto maniera, manierismo, e l'altro è allegoria. E ce ne vogliamo spacciare dell'allegoria. E penso al gran libro di Sasso, Simboli e allegorie, che poi diventa un libro su Vico. Ma qui il significato della Gerusalemme liberata è ancora peggio dell'altra, è che l'allegoria, come dice lui, già c'è. Quindi, diciamo, in fondo è contraddittorio, perché dice Croce, dove c'è allegoria non c'è immagine, quindi non c'è poesia. Dove c'è immagine, poesia, non c'è allegoria. E qua invece ci può essere. Questo è un discorso che fa Sasso. Non è detto, e lo faceva prima pure il gentile di Sasso. Cioè, non è detto che l'allegoria, che è un omaggio al proprio tempo. Tu dici, tempo, tu vuoi l'allegoria? Eccola qua. Però poi il discorso è aperto, come tu hai detto. Tasso che dice, ah, ma qua allora c'è l'allegoria, c'è, non c'è, quindi hai aperto degli orizzonti che io stessa me ne sento sollecitata, figuriamoci giovani, perché maniera, allegoria, è detto poi in quella prosa così rilevata.
come sempre accade quando si polemizza davvero. Quindi io ti ringrazio. Scusatemi se ho preso il primo tempo, ma purtroppo ho degli impegni. Posso stare un altro poco perché sono curiosa. Molte grazie, cioè, è molto interessante che Tasso ha più fortuna qui, no? Qui a Napoli, naturalmente. I fiorentini sono più legati al classicismo, anche se giustamente mi ricordavi Paolo Uccello. No? E poi, come dice Tasso, in realtà poi è Dante il grande, non solo poeta allegorico, ma quello che dice: guarda che io sono, ti sto, no? Ti sto raccontando qualcosa di cui tu, lettore, devi scoprire. C'è un dibattito per scoprire fosse che continua negli anni. Cioè sulla E rovina c'è da. un dibattito, però poi è proprio sulla rovina e sul fatto che per oggi invece della persona pesante semplicemente la loro volontà è e forse poi con la modernità le cose non sono possibili. Appunto, ma io credo che specialmente noi che veniamo dopo la grande stagione dell'ermeneutica, no? Siamo più sensibili anche al ruolo che il lettore, lo spettatore ha nel vedere o no l'allegoria. Questo mi sembra molto interessante nel discorso di Galileo. Perché è una sfida, no? Eh sì, Scommessa, può leggere, può scrivere, e sui cui devi sempre, il lettore creativo, diciamo, è proposto da te, da Galasso, da M da Galasso, sì. Colpa loro, sì. Sì. Ci sono i borsisti? Venga, sì. Mi ricordo il suo nome, che non mi ricordo mai. Sì. Domenico Pina, Domenico borsista. Pina, storico dell'arte. Sì. La mia domanda è che posto occupa nella costellazione di referenze di Galileo la collezione di Cassiano del Pozzo, diciamo i contesti, Come la collezione di Cassiano del Pozzo, il museo di carta. Mi chiedo se in questa sua posizione tra la Kunstkammer piccola, pedante, cupa e il museo invece arioso, propulsivo di curiosità, il modello non sia appunto gli Uffizi, ma forse le pratiche collezionistiche romane tra i principi corsini, appunto, soprattutto Ah, secondo questa è me, una bella idea. Cassiano del Questa Pozzo. è una bella idea. Diciamo che quello che spinge a pensare piuttosto agli Uffizi, ma naturalmente, voglio dire, l'ha visto, no? Il discorso di Galileo. Galileo non è che dice gli Uffizi, non è che dice quello studietto. Quindi a nostra volta ci invita a pensare. Quindi l'idea di Cassiano del Pozzo è molto interessante. Allora, il problema qui, diciamo, è duplice. Uno è la terminologia che lui usa, e infatti appunto Paola Barocchi, che insieme con Nenzoni, no, hanno fatto queste bellissime ricerche anche proprio sul lessico, no, sul lessico del linguaggio figurativo, ha ragione quando fa vedere che la terminologia, no, che Galileo usa per esaltare la galleria dell'Orlando Furioso ricorda quella che viene usata per esaltare gli Uffizi. Quindi, questo certo è un punto a favore degli Uffizi. Secondo punto, per quanto riguarda Cassiano del Pozzo, io non ho ben presente quali sono i legami esattamente con Cassiano del Pozzo. Il problema è che, come dicevo prima, non sappiamo quando le considerazioni al Tasso sono state scritte, capito? Perché c'è chi pensa a un'opera giovanile, c'è chi invece tende a spostarli ai primi del Seicento. Quindi naturalmente questo cambierebbe, come dire, l'oggetto che lui ha in mente. Quindi è una questione aperta. Magari lei potrà dare un contributo su questo. De Falco, venga. Dico solo. Beh, ce lo dirà lui Davide di Di cosa Falco, si occupa. borsista. Volevo chiedere, intanto la volevo ringraziare per questa lezione perché mi ha permesso di capire finalmente una cosa che mi era fino a questo momento, diciamo, soltanto vaga, cioè il fatto che c'è uno scrittore, forse l'unico tifoso
di Tasso in tempi recenti, che è stato Franco Fortini, che è Ah. stato uno che nel Novecento ha detto: noi dobbiamo in realtà tornare a Tasso perché la poesia è qualcosa di... La poesia è maniera, è costruita, è allegorica, deve essere difficile e deve essere obliqua. Quindi, dopo secoli in cui probabilmente la partita tra Ariosto e Tasso sembrava persa, tutto a favore di Ariosto, anche nel Novecento, no? Calvino, il rilancio di... Certo. Però poi c'è l'episodio di Fortini che invece rilancia. Quindi questo mi ha permesso di capire per quale motivo. E poi le volevo Quindi chiedere... è galileiano Fortini, E e quindi, al al congiudizio contrario... opposto però usando E le... poi, qual è secondo lei il peso che in questa polemica contro Tasso ha la difesa della naturalezza toscana? Cioè l'idea di scrivere poi in un italiano, come dire, anche colloquiale se vogliamo, comunque tendente ad una linea media, contro invece ai picchi e ai manierismi, cioè è soltanto una questione di gusto o c'è anche una militanza, c'è cioè una strategia nella questione della lingua? Di E di cosa si occupa? storia della lingua italiana. Ah, beh, allora. Sono anche gli anni del vocabolario della Crusca, no? Quindi sicuramente questa dimensione toscana e quindi con tutta la tradizione che questo significa, lei ha ragione, cioè questo sicuramente è. Fra l'altro, ci sono degli studi recenti sulla lingua di Galileo, no? Di Patota. Però non lo so se hanno, cioè non mi ricordo se ha preso in considerazione anche questi testi, perché questi testi sono anche linguisticamente incredibili. Comunque sicuramente ha ragione, la dimensione fiorentina. E per riprendere la domanda di prima, ecco, anche questo forse è un elemento che fa pensare piuttosto agli Uffizi, piuttosto che a Cassano del Pozzo. Cioè sì, c'è questa dimensione. Di difesa, no? Di Firenze, di difesa della naturalezza. Non so se avete mai letto il testo sulle misure dell'inferno, no? Dove lui se la prende con chi si era permesso di mettere in dubbio la tradizione fiorentina, insomma. Quindi sì, questa dimensione sicuramente in Galileo c'è, è molto forte, e quindi sì, anche da un punto di vista linguistico penso che, insomma, basta pensare, appunto, inutile che lo dica a lei, a tutto il lavoro degli accademici della Crusca, cosa mettere, cosa non mettere, cosa inserire, cosa non inserire. Ma infatti dicevo prima che Tasso ha più fortuna qui a Napoli che a Firenze, non a caso. Come dici? Ci sono altri interventi? Venga, venga. La Lei di cosa dottoressa si occupa? Volta. Sono un'antichista di formazione, però qui ho un progetto su Leopardi traduttore dal greco. Ah, Infatti Leopardi bene. l'abbiamo citato in apertura, adesso poi vengo alla domanda. Ma abbiamo citato Patota, ne stavamo parlando prima di quest'ultimo libro, Parole di Galileo, e io l'ho visto velocemente, devo dire, però l'ho trovato interessante perché comunque si vede quanto Galileo usi nei suoi scritti una gran quantità di proverbi, di locuzioni, di parole con un alto grado di espressività, c'è cioè una gran messe di metafore espressive che poi sono di origine toscana, popolari e sono utili anche alla definizione scientifica, mi vengono in mente anche i lavori di una storica della lingua, di Vale Gradiani. E c'è un esempio che mi era rimasto impressione, infatti mi ero appuntata in questo libro di Patota, dove appunto lui commenta delle espressioni che mostrano come Galileo ben conoscesse la nostra poesia e fa l'esempio di questo cogliere con i fiori il serpente, che è un proverbio che è stato solo in Galileo e che in questo senso di prendere insieme il bene e il male, lui doveva aver preso direttamente da Petrarca, no? Perché c'è questo verso del canzoniere dove si dice il serpente tra fiori e l'erba giace, quindi anche quante, così pensando alle citazioni petrarchesche. E poi pensando adesso mi occupo di Leopardi, insomma, quelli che sono i lasciti del linguaggio scientifico di Galileo, di quanto abbia permeato il
lessico poetico, appunto, mi è venuto in mente Leopardi e a come Leopardi usa il lessico scientifico di Galileo, quindi partire anche dall'infinito, no? Cioè, infinito silenzio, interminati spazi, sono tutte tessere galileiane, sono un po' gli stessi, cioè l'infinito che è un testo poetico, ma anche argomentativo, no? Temporale, oggettivo, dove c'è anche un pensiero razionale, perché poi Certo. protagonista è il pensiero. E colpisce come gli stessi termini sono quelli che utilizza Galileo poi quando disputa della finitezza e indefinitezza del mondo. E pensando a Leopardi, che a partire dalla sua storia dell'astronomia, poi anche nello Zibaldone, esalta Galileo come filosofo, come scienziato e anche come scrittore, perché dice la sua magnanimità, la sua, insomma, esalta il suo stile, oltre che il suo pensiero, anche il suo stile. E però pensando agli altri protagonisti, diciamo, della nascita della fisica moderna come Copernico, Cartesio, mi sembra che i riferimenti che fa Galileo siano più elusivi e meno insistiti, e mi chiedevo se ci fosse un perché, se c'è una motivazione magari legata alla difficoltà di Leopardi di trattare le questioni legate al processo, oppure pensando a alcuni scritti del padre, mi sembra, di Monaldo, che ha dedicato a Galileo, un po' Questo lo questo. deve studiare lei. Sì. No, No, però appunto sto molto studiando. interessante tutto Sì, questo, perché Copernico in poi è una delle operette morali, insomma, proprio dedicata a realtà. Copernico. Invece Galileo sì c'è, però come modello di stile e di pensiero, perché poi mi sembra che insomma l'opera di Galileo risuoni molto in alcuni snodi teorici del pensiero di Leopardi, e che riconosca in Galileo anche un modello di, appunto, di pensiero, ma anche di stile. Però mi sembra che questa presenza, comunque, rispetto ad altri, sia meno fitta. Buon lavoro. Grazie. Ma mi veniva in mente ascoltandola, no? A proposito di interminati spazi, nel pensiero mi fingo. Cioè, mi veniva in mente una cosa molto fine che ha scritto su Galileo Ariosto Andrea Battistini, no? Che ha scritto delle cose molto belle su Galileo. E lui dice appunto che uno dei motivi del fascino che Galileo ha per Ariosto è forse che in Ariosto, voglio dire, il cosmo, il mondo che ci viene rappresentato è il vecchio mondo, il mondo che finisce allo stretto, no? L'Inghilterra, al di là ci sono le maghe, ci sono e così via. Però è un mondo tendenzialmente infinito. Quindi, e questo è vero, cioè, io ho un'impressione di lettura che condivido assolutamente, cioè che il modo in cui questi si spostano nello spazio, l'ippogrifo, no, la luna, cioè è uno spazio che tendenzialmente esplode rispetto ai vecchi modelli. Mi veniva in mente appunto proprio gli interminati spazi. Comunque, insomma, è molto interessante quello che diceva, una cosa su cui bisogna lavorare. Un bel progetto. po' Ci sono altri interventi? Forse Perriello. Bellissimo progetto in ambito artistico. su che cosa? Sì. Per dare questa altra prospettiva. No, il mio più che una domanda, in realtà era un apprezzamento sulla parte finale, l'ultimo passo di Tasso che abbiamo commentato sulla questione dello spostamento delle immagini, delle pitture, e con il confronto, no, tra museo e Bunderkammer, che mi ha fatto pensare poi alla storia della nascita del museo, proprio in generale, allo spostamento e all'allestimento proprio dei musei, come Certo. rifunzionalizzazione e ripresa in generale delle opere, poi. Sì, ma nella galleria e poi più avanti nel museo. Ma era giusto un commento, apprezzando proprio tra i vari parallelismi anche questo, che poi si riporta avanti. C'era cioè più un apprezzamento generale
appunto di come i confronti poi si ripetono anche nella nostra lettura e poi nel tempo. No, grazie, no, ma infatti anche io ho trovato molto interessante, così come quel passo più breve sul riuso, no? Sì, sul riuso, sì, che quello è interessantissimo, sì, è sulla... perché appunto io ho studiato un po' il dibattito sull'imitazione letteraria, ad esempio tra Pico, Bembo, no? Fra i ciceroniani, gli anticiceroniani, e anche lì dato, c'è questa idea appunto che se tu non sei ciceroniano e sei apuleiano, metti nel testo pezzi, no? Presi da diversi autori, è come se tu assemblassi, tu architetto, assemblassi pezzi, no, di diversi edifici che quindi via via assumono un aspetto diverso. E poi ancora più interessante, giustamente lei ricordava, quel passo del giudizio sopra la Gerusalemme conquistata, perché lì è bellissimo, lì è proprio, è come, cioè, nel momento stesso in cui ti fa vedere, guarda che io nel momento in cui descrivo il mago, descrivo il carro, ho presente questo passo della Bibbia, ho presente questo passo della tradizione ermetica, cioè, come dire, si fa il commento, no? Sì. Non solo scrive il poema, ma se lo, fa le note a piedi pagina, e ti dice, guarda, io metto, quindi diciamo, per riprendere quello che dice Galileo, tu devi vedere, no? Dentro queste immagini che io ti scrivo con le parole, queste altre immagini testuali, tradizione biblica, tradizione ermetica. E questo è esattamente come succede con le pitture o le immagini, probabilmente le statue, che collocate in diversi luoghi assumono un diverso significato, bellissimo. Anche adesso, insomma, io sono stata molto sollecitata da questo, perché è proprio, come dire, un rendere conseguenziale una serie di collegamenti, di analogie, no? Che però qui diventano molto precise, sì. Il codice retorico molto preciso, sì, è molto interessante per noi, credo. Allora. Grazie. Rita Librandi, forse vuoi intervenire? Una breve testimonianza, fa molto piacere la tua presenza. E anche a me, grazie. Però, sì. Grazie intanto, e poi contentissima di averti rivisto dopo tanti anni. Mi ha fatto veramente molto piacere, grazie. Per... La lezione è bellissima, veramente stimolante. No, mi colpiva questo fatto che, beh, nei fatti è un rifiuto anche della modernità. Sarà un rifiuto della maniera, ma anche della modernità. Certo. Quel bellissimo dipinto dei due ambasciatori. Straordinario, perché c'è ancora qualcosa della misura classica, però... prospettiva diversa, obliqua, per vedere ciò che nell'immediato non appare è di una modernità strepitosa. E certo colpisce, perché tu hai da un lato Galileo così proiettato in avanti per ciò che riguarda la speculazione scientifica, filosofico-scientifica, e poi questo legame molto stretto appunto con una cultura tipicamente fiorentina. Parlavo prima di Leonardo Salviati, che è proprio colui che fa l'Accademia della Crusca, che detesta Tasso e lo esclude ingiustamente, no, dalla prima impressione del vocabolario. E sembra appunto che ci sia questo attaccamento alla misura classica, che è certamente della cultura di Firenze, di tutta una tradizione, che forse io ci vedo anche un nesso con la misura matematica e geometrica, perché nella sua prosa, un po' traspare anche negli scritti non solo di Patota, nella sua prosa c'è sicuramente un rigore che non dipende soltanto dalla sua innovazione, molto dipende dal Piccolomini, moltissimo dipende dal Piccolomini, che effettivamente è un innovatore straordinario da questo punto di vista, essenese per carità, però insomma legato proprio alla tradizione fiorentina, e quindi un po' tutto si tiene, perché questa prosa così geometrica, lineare, legata alla misura classica, non gli dà, mi sembra, la possibilità di cogliere quanto di innovativo e di moderno venga dal Tasso. Comunque queste sono considerazioni a lato, perché è bellissima invece questa sua questo suo modo di guardare al testo e al rapporto tra lettore e testo, come stanza, come spazio soprattutto. Grazie Rita. Sì, questa questione che tu sollevavi infatti è quella che ha creato
più problemi, no? Fin dall'inizio, diciamo, della critica novecentesca che si è occupata di Galileo. Ma come? Galileo l'innovatore, Galileo l'uomo della scienza moderna, e poi, diciamo, non coglie la modernità di tanto. Questa è una grossa questione, sì, che è stata variamente declinata, però è una questione, non c'è dubbio. Si spiega. Diciamo per la contraddizione che il consente, no, che non lo consente. Ci sono altre domande, altri interventi? No. Allora ripetiamo la parola a Michele Ciliberto e ci fermiamo qui con il dibattito. Non lo sentiamo. Solamente dicevo per ringraziare nuovamente Lina per questa bellissima conversazione, mi ha fatto molto piacere che abbia ricordato Andrea Battistini, perché sono bellissime le cose a cui appunto alludeva Lina. Una perdita che non finisce di colpirci, no, quella di Andrea. E ringrazio anche tutti gli amici che sono intervenuti e speriamo di avere Lina ancora molte volte con noi. Grazie ancora Lina.